Certo. Anche in spagnolo. A proposito di fattore K. C'è questo. Cos'è? Sandokan. Sandokan, naturalmente. Sandokan, a proposito di Sandokan, abbiamo... Cesare De Natale che insieme a Sollima, Sergio Sollima, regista della serie, ha scritto a suo tempo il testo italiano di Sandokan. Ecco, a lui si devono i versi mirabili. Grazie. Più crudele è la guerra, e l'uomo sa cos'è la guerra. È vero, molto profondo. Cosa? Ah sì, molto profondo. Molto profondo. E poi il maestro d'armi di Sandokan, Franco Fantasia, benvenuto. Grazie. Si vuole alzare cortesemente? Grazie. Lei, prego. Van Doren, in Sandokan. Non so se abbiamo... Lei, giusto, era in Sandokan Van Doren, quindi il ruolo era quello... Van Doren. Eccolo qua. Dell'eroe. Eccolo qua. Andava la nave. Si è battuto paradossalmente, rifiutando di arrendersi. Ho sentito dal pubblico un mitico. Si è levato per Franco Fantasia. Non riuscirà a cavare suoni da quello strumento. Occorrono anni di studio e mani molto delicate. Abbiamo rivista un grande piacere. Grazie, con tanta nostalgia. No, nostalgia no, per noi con tenerezza e divertimento. Grazie. Nostalgia abbiamo partito. Vent'anni. È troppo poco per che ci sia nostalgia. Grazie. Grazie a voi. Mi ricordo l'inizio? Più crudele è la guerra. E l'uomo sa cos'è la guerra. Cos'è la guerra? Io sono sicuro che Claudio Renzo, secondo me, la conosce. Sì. Certamente sì, e la fa benissimo, perché con l'accento romano gli viene benissimo. Credo anch'io. Ma non parla la N alla fine? Sì. Sandoka o Sandokan? Sandoka. Ecco. Sandokan. Tu la conosci, Sandoka? La conosco, sì. E al tuo amico Fabietto la faresti, Sandoka? Certo, amico Fabietto. Claudio Baglioni, Sandokan. Il gol. E non finisce qui. Coraggio
già lontano, sale e scende la marea, è tutto fuoco e tutto crea. Claudio Baglioni.